Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Io sono Rossella. Oggi faremo una lettura angelica che riguarda lo scopo divino della vostra anima e l'importanza di rimanere in allineamento col proprio scopo, con la propria missione di vita. Ok? Facciamo prima una preghiera di protezione per connetterci con le frequenze dell'Arcangelo Michele. Invoco la divina presenza di Dio Dea, onnipotente Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio superiore, gli angeli custodi, il sé superiore di tutte le anime che stanno ascoltando con tanto amore questa lettura angelica. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria, Maria Maddalena e con amore vero, puro e sincero vi chiedo di purificare le nostre intenzioni, parole ed azioni, di allineare la nostra energia nelle frequenze dell'amore più puro ed incondizionato e di creare uno scudo di protezione completo, impenetrabile all'oscurità, affinché possa arrivare attraverso questa lettura angelica solo verità, saggezza, integrità e amore puro per il massimo bene di tutte le persone coinvolte. Grazie, grazie, grazie. È fatto, è fatto, è fatto. E così è, così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Ok, iniziamo con le carte dell'Arcangelo Michele, vediamo un po' cosa ci dice. Sono uscite tre carte, ok? Esplora le tue opzioni, prendi il tempo per prendere delle decisioni e senso dell'umorismo, ok? Ne prendiamo ancora tre da questo, due da questo mazzo, va bene? Vediamo un po'. Chiedi all'Arcangelo Michele per questa situazione. Eccola qua, terza carta. Credi e fiducia, credi e affidati. Ora prendiamo proprio le carte, sì, le carte dello scopo della vita. Va bene, le mischiamo bene. Vediamo un po'. Naturalmente, ognuno di voi risuonerà. Più o meno la lettura riguarda tutte le persone, naturalmente una lettura personale più accurata e più dettagliata, va bene? Quindi cercate di prendere il meglio. Due carte per la prima, diciamo, sono uscite due carte, musica e viaggio. Interessante. E seconda carta, luce e amore, quindi molti di voi sono, diciamo, operatori di luce o comunque persone che portano esempio di amore in terra, persone amorevoli e gentili, persone che hanno uno scopo di irradiare la luce del creatore e forza, ok? Poi lo vediamo nello specifico cosa ci vogliono dire e poi prendiamo queste carte delle fate, sono molto interessanti perché ci danno dei dettagli e ci aiutano a comprendere meglio la situazione presente e proiettata anche per il prossimo futuro. Curioso perché escono più carte, questa è una lettura abbastanza importante. Allora, primavera. Ok, è amore, una storia d'amore. Fai qualche ricerca. Ok, vediamo un po'. E tutto è ok. Ok, iniziamo con la nostra lettura. Assolutamente è importante prendersi il tempo prima di agire, cioè cercare di focalizzare la vostra energia in una direzione precisa e prima di tutto anche decidere chiaramente cosa io voglio veramente dalla mia vita, qual è la carriera che voglio manifestare, qual è il tipo di persona che voglio a fianco a me, oppure che tipo di amicizie io voglio, no? O che tipo di missione sento nel cuore, qual è il mio scopo, qual è la mia vera attitudine, i miei talenti, le mie capacità. Quindi avere le idee chiare, focalizzarsi e prima di agire bisogna anche prepararsi energeticamente, ok? Quello che mi ha detto l'Arcangelo Michele è che prima praticamente ci vuole circa una settimana, 10
10 giorni per creare nella nostra aura, nel nostro campo energetico, il potenziale, cioè per creare l'energia giusta per manifestare un determinato evento, che in realtà 21 giorni creano un'abitudine, però già dopo 10 giorni, una settimana, noi facendo delle affermazioni positive, pensieri positivi, emozioni positive, ringraziando, quindi utilizzando tutte le tecniche di manifestazione da noi conosciute, noi possiamo veramente focalizzare la nostra energia nella direzione di un obiettivo ben preciso. Quindi avere le idee chiare, mettere il focus e creare nel nostro campo energetico l'energia giusta per manifestare un evento, una situazione, un lavoro, una persona che è importante per noi, ok? Assolutamente chiedere aiuto all'Arcangelo Michele anche nel processo di manifestazione. Io lavoro tantissimo con l'Arcangelo Michele e molti di voi mi chiedono anche nelle letture se possono manifestare, se potete ma manifestare una persona precisa. Allora, cioè una persona che già conoscete, che vorreste avere nella vostra vita o come amico, come partner di lavoro e così via. Assolutamente. Questo è possibile perché comunque tutti noi influenziamo le altre persone con i nostri pensieri ed emozioni, però è importante chiedere sempre il permesso all'anima, sé superiore, libero arbitrio e volontà della persona che volete manifestare, ok? Scusate. Praticamente quando noi vogliamo praticamente manifestare un evento nella nostra vita che dipende solo da noi, quindi non è una cosa che riguarda altre persone, allora lì possiamo veramente mettere tutta la nostra volontà, le nostre idee, le nostre come vogliamo sentirci, come vogliamo realizzare quel progetto, in quali nei minimi particolari, nei minimi dettagli, va bene? Perché riguarda solo noi, è la nostra manifestazione, non riguarda altre persone, ma quando riguarda altre persone, voi potete avere le vostre idee, i vostri desideri, i vostri sogni, però è importante chiedere il permesso al sé superiore della persona, perché se no voi state compiendo un atto contro la sua volontà a qualche livello, potete interagire con forze che magari vi aiutano anche nella manifestazione, ma non sono le forze della luce. Ricordiamoci sempre che lo stesso Arcangelo Michele, quando ci aiuta, ha massimo rispetto del nostro libero arbitrio, ok? Quindi assolutamente il tuo progetto, la tua idea, la tua preghiera, è ascoltata, è stata ascoltata, quindi ci devi credere, devi avere fiducia, ma lavora veramente a stretto contatto con l'Arcangelo Michele perché può aiutarti in questa situazione. Quindi non drammatizzare, stai tranquillo, un po' di senso dell'umorismo, un po' di gioia, di allegria, metti gioia nelle tue creazioni, nelle tue manifestazioni, perché quando tu senti nel tuo cuore, sapete cosa accade? Che alle volte quando volete manifestare una persona, un evento, un lavoro e così via, nel vostro cuore voi sentite che quella è la cosa giusta, poi la mente o forze egoiche che si attaccano ai vostri pensieri negativi vi fanno credere che non è possibile, che è troppo grande il vostro desiderio, magari ne parlate con delle persone che non hanno una vibrazione alta, non credono nel potenziale di questo progetto, magari vi buttano un po' giù e quindi entrate in crisi, e quindi la vostra energia magari all'inizio è positiva, poi però subentrano delle forze di 3D, forze egoiche che vi buttano giù. Invece ci vuole gioia, ci vuole entusiasmo, ci vuole protezione nei vostri progetti e seg tenere segrete le vostre idee di manifestazione. Questo l'ho detto anche nel video dove parlo della voce interiore, ve lo allego qua in alto. È importante mantenere, proteggere come un fiorellino che sta crescendo. Non buttate troppa acqua tutta insieme, lasciatelo crescere spontaneamente, le tempistiche sono divine. E quando il vostro cuore vi dice che quella è la cosa giusta, state pur certi che quel desiderio si manifesterà. Però più voi vibrate in allineamento, nella stessa frequenza dei vostri sogni, e più questi sogni si manifesteranno, va bene? Stiamo parlando di scopo nella vita, naturalmente. Cerchiamo anche di avere dei desideri in allineamento alle frequenze più alte della luce, desideri di manifestare, voglio dire, eventi, circostanze, persone.
persone che vi diano gioia, la vostra anima lo sente nel vostro cuore, voi sentite quando una cosa è dell'anima. Allora, se è dell'anima, andate avanti, assolutamente dovete aiutarvi con la musica, ascoltate buona musica, canzoni che vi rilassano, che vi fanno sentire gioia, musica che vi fa ballare, vi fa muovere il corpo, magari andate a correre, mettete della musica un po' movimentata, della musica angelica, della musica rilassante, ascoltate i vostri cantanti preferiti, insomma, cercate di anche creare, fare manifestazione, però anche distrarvi un po' e ascoltare della musica che vi aiuta a connettervi con le frequenze più alte in assoluto, ok? C'è un viaggio, per alcuni di voi, lo scopo della vita, ha a che fare con un viaggio, quindi in un viaggio potreste incontrare persone importanti o la persona giusta o persone che vi possono aiutare nel vostro lavoro o, diciamo, sono dei viaggi di lavoro, quindi per molti di voi anche i viaggi fanno parte del vostro scopo divino. Per molti di voi anche a che vedere con la tecnologia. Vedete, c'è un uomo al computer qua, quindi magari dovreste iniziare a lavorare online per espandere la vostra clientela, per farvi conoscere, per far conoscere la vostra voce e far sentire la vostra voce. La vostra voce è una voce animica, una voce elevata, voi avete una grande saggezza interiore e qualunque sia l'ambito in cui desiderate operare, voi siete comunque operatori di luce. Cosa vuol dire operatore di luce? Vuol dire una persona che opera trasmettendo insegnamenti elevati, quindi potreste essere un maestro spirituale, un coach, o potreste aiutare le persone in un altro modo, dare, e magari se anche una persona che sa dare anche dei consigli molto, molto importanti alle persone. Le persone ti ascoltano, le persone prendono esempio da te, sei una persona veramente con frequenze più alte della media, ok? Ricordati che tutto quello che è passato nel passato è passato, quindi lascialo andare, non focalizzarti sulla negatività, delle esperienze, delle dinamiche che hai vissuto nel passato, perché questo ti ha creato, ti ha resa più forte, ti ha resa la persona speciale che tu sei, guarisci il cuore, lascia andare. Perdona, impara le lezioni, evita di ripetere le stesse dinamiche, vai avanti perché lo scopo della tua vita è veramente importante. Ok? Diciamo che siamo in una stagione di transizione, va bene, quindi questa è la stagione giusta, con l'arrivo dell'estate, per attuare i tuoi progetti. Quindi assolutamente sei nella direzione giusta. Tutto sta andando in allineamento con i tuoi sogni, col tuo scopo nella vita e assolutamente tu hai chiesto anche una storia d'amore oppure hai appena conosciuto una persona o magari vorresti che questa persona entrasse nella tua vita e questa carta è favorevole per la nascita di una storia d'amore vera, di una storia d'amore reciproca, compatibile per il tuo essere e la tua persona, compatibile con i tuoi desideri del cuore e dell'anima. Va bene, magari non sai come fare in questa situazione, non sai come agire, e gli angeli ti stanno consigliando anche di fare un po' di ricerca. Informati, fai delle ricerche prima di agire in questa direzione, va bene? Vedrai che arrivano anche le intuizioni. Fai un po' di meditazione, di preghiera. Connettiti con la natura, radicati alla terra e ascolta cosa l'intuizione vuole dirti. Magari ti vuoi dichiarare una persona, magari vuoi conoscere quella persona, magari devi capire le dinamiche per poter agire in questa direzione. Ok? Quindi non preoccuparti, esci dall'ansia, dal caos, dalla paura, assolutamente fa parte dello scopo della tua vita avere una persona al tuo fianco perché tu sei meritevole, sei degno e sei degna di ricevere l'amore che tanto stai cercando. Magari questa persona è davanti a te, abbi il coraggio di anche di dirglielo, di
devi dichiarare i tuoi sentimenti apertamente, ma prima di fare questo fai ricerca, nel senso può essere anche una ricerca interiore, trova le parole giuste, trova il modo giusto di porti. Ricordati che dall'altra parte c'è un'anima, Michele dice un'anima sensibile come la tua, ok? Quindi assolutamente apri il tuo cuore all'amore, perché l'amore sta arrivando nella tua direzione. E tutto è ok, quindi lascia andare l'ansia, la paura, le incertezze e così via. Volevo fare un'altra domanda in riguardo a questa storia d'amore. Cosa devono sapere le persone in riguardo a questo amore? Allora, il compleanno. Allora, c'è una data ricorrente che possa essere una data di compleanno oppure una data precisa che tu hai in mente, sai di cosa sta parlando l'Arcangelo Michele. Diciamo che assolutamente sarà una data fondamentale, importante per questa relazione. Ok? Vediamo cosa ci vogliono ancora dire riguardo a tutto questo. Affermazioni positive, quindi affermate per manifestare i vostri sogni, questo in generale ne ho parlato nell'introduzione della lettura, ma affermate anche per questo amore, cerca di essere positivo e positiva, ripeto, se una persona specifica e precisa prega la protezione dell'Arcangelo Michele affinché tutto si possa manifestare nelle tempistiche divine, nel miglior tempo possibile con quella persona, con l'autorizzazione della sua anima, se superiore, libero arbitrio e volontà. Bene, io spero di essere stata esaustiva. Se volete delle letture angeliche specifiche per la vostra situazione, potete contattarmi. Naturalmente, non si legge il futuro, non si va a invadere lo spazio personale degli altri. Sono dei consigli che Michele e gli angeli ti danno per prendere consapevolezza e aiutarti ad agire nella direzione più giusta per te e per il tuo massimo bene. Volevo ricordarvi che il prossimo corso, dove insegnerò a connettervi con le frequenze dell'Arcangelo Michele, le nuove frequenze di luce con l'Arcangelo Michele, inizierà il 10 luglio 2024. Sarà un corso di 9 settimane online su Zoom. È un corso fantastico e meraviglioso. Sono tanti riscontri positivi di tutte le persone che hanno partecipato a questo corso. Anche tu vuoi aiutare te stesso per vibrare in una frequenza più alta, per connetterti più facilmente con la tua anima, per facilitare il riequilibrio energetico sui tuoi cari, i tuoi familiari, i tuoi amici, i tuoi parenti o il pianeta Terra o tutte le persone che vuoi aiutare, oppure se tu sei un operatore olistico che vuole sviluppare questa capacità con questo dono meraviglioso e straordinario, unico nel suo genere. Contattami privatamente per maggiori informazioni. Io vi saluto, vi auguro una piacevole giornata, a presto, un bacione, ciao!